Attila di Louis de Vol. È un romanzo storico. Adesso io sto per introdurvi questo romanzo storico, ma lo faccio in un modo molto particolare. Adesso vi spiego che cosa è successo nel 1982, praticamente quando io, non so, più o meno avevo la vostra età, adesso non ricordo bene. Però ecco, nel 1982 un tale Franco Castellano, un regista insomma, ha realizzato un film. Questo film si intitolava Attila, flagello di Dio. Questo è un cult movie. Gli sbabbari. Oh, esatto. Cioè, è un film che aveva come protagonista Diego Abatantuono, che era appena, diciamo, diventato emerso come uno degli attori più famosi e importanti, via via. Penso che aveva appena fatto, se non sbaglio, film come Eccezionale Veramente, eccetera, eccetera. Ecco. Allora, questo film in un certo senso condensa in modo anche ridicolo l'immagine un po' particolare che abbiamo noi nel nostro immaginario collettivo, noi italiani. Quale immagine abbiamo di Attila? Abbiamo l'immagine appunto di un capo barbaro che è selvaggio e che è insensibile. È chiaro che la nostra immagine, vedremo, di Attila è completamente diversa da quella che possono avere i tedeschi o soprattutto gli ungheresi, no? Nel senso che per loro invece Attila è qualcosa di ben diverso rispetto a quello che pensiamo noi. È qualcosa quasi di ancestrale, no? Che proviene dalla nostra storia, dal nostro passato, del passato dei latini, quindi degli italiani che c'erano, insomma, che vivevano più o meno 1500 anni fa su questo territorio, che hanno vissuto proprio l'esperienza, il passaggio degli Unni di Attila come un passaggio di orde barbariche e selvagge. E allora, quindi, in un modo un po' quasi strano, diciamo, inizieremmo la lezione, vorrei interpretare alcune delle scene che sono tratte appunto da questo film di Attila, il flagello di Dio. Diego Abatantuono a un certo punto nel film dice: "Io sono Attila. A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ira di Dio, L come lago di sangue e A come adesso vengo e ti sfascio le corna." E questa era una scena, un'altra scena bellissima, quella che ricordava già il vostro compagno. È quando appunto il nostro Attila arringa i suoi, cioè insomma, cerca di spronare i suoi prodi all'assalto verso la città di Roma. E sentite un po' cosa dice appunto Attila ai suoi. E i suoi però rispondono, no? I suoi uomini: "Sbarbari, uomini di inaudita violenza, di inaudita ferocia, figli del dio Odino. Io vi dico, vostro re, che questa volta i romani hanno tirato troppo la corda, perciò chi la fa l'aspetti, è chiaro? Chiaro! Voi sapete qual è la città dei romani, diciamo la più tarchiotta, la città più grossa? Bravi, indovinato! Roma, capitale dei romani, è chiaro, ma volevo sapere se lo sapevate pure voi. E io vi dico, sbarbari, che noi Roma la renderemo a suolo! Noi la ridurremo a carne e pesce, non ci rimarrà più neanche un filo d'erba, un filino d'erba." E poi ancora un'altra scena, no? In cui si dice: "Sarà chiamato Attila." Ecco qui, attenzione, tenete presente che quest'ultimo brano di questo film, quest'ultimo brano addirittura c'è una pagina proprio del libro che è molto simile, quindi è vero che è una cosa molto ironica, satirica, eccetera, questo film, però è anche vero che non è, insomma, ha qualche attinenza con la realtà. A un certo punto vedrete nel romanzo che il nostro Attila sarà acclamato e chiamato in questo modo. Infatti il nome Attila, Atta, vuol dire praticamente padre, grande padre, no? All'inizio lui non... No. Eh sì, quello lì sicuramente ha come atrocità. Però ecco, in realtà, in effetti, il nome Attila significherebbe proprio grande padre, padre, grande padre, e lui è acclamato così dai suoi. Non era questo il suo vero nome all'inizio. Sì. Adesso vedremo quale sarà il suo vero nome. Nel corso del film,
anche lì c'è un'acclamazione e si dice: sarà chiamato Attila, il flagello di Dio. Attila, il fratello di Dio? No, flagello, non fratello. Fratello, cugino, insomma, molto amico di Dio. E questo quindi abbiamo terminato questa prima parte un po' particolare, in cui abbiamo citato appunto brani del film, che comunque vi invito a vedere perché è un film cult, diciamo, della mia epoca, insomma. Io sono italiano, milanese al 100% e anglofono al 100%. Cult movie, sì, proprio ignorante. Sono ignorante, ignorantissimo. Ok, detto questo, comunque, adesso incomincia la parte più seriosa della nostra spiegazione. No, più seriosa, ma comunque utile e interessante. No, infatti. Allora, attenzione. Questo romanzo storico è stato scritto da un autore che si chiama Louis De Vol, che è uno scrittore austriaco, no? Che è vissuto in Germania fino al 33. Considerato non ariano dai nazisti per la sua ascendenza materna, gli fu tolto il permesso di lavoro, lasciò la Germania per l'Inghilterra. E qui tradusse il suo nome originario non era Louis De Vol, ma era un nome appunto austriaco, tedesco, eccetera. Viene tradotto in questo modo un po' inglese. Ha scritto tantissimi romanzi storici. Quello che noi leggeremo è appunto Attila, la tempesta d'Oriente, un romanzo storico che parla della vita di Attila, re degli Unni, e degli intrighi nelle corti dell'impero romano d'Oriente ed Occidente. Noi martedì scorso abbiamo visto insieme una mostra su Costantino. Ecco, che cosa avviene un secolo dopo? Un secolo dopo Costantino, l'impero è sempre più in crisi, è sempre più degenerato perché nelle corti prevalgono questi intrighi. Lo vedremo, conosceremo appunto dei personaggi, dei protagonisti di questi intrighi di corte, no? È sempre più debole, l'esercito romano addirittura sarà nelle mani di generali anche barbari, germanici, eccetera. E l'invasione dell'Italia da parte di questo re Unno viene fermata non dall'esercito, che ormai è inetto, incapace. Pensate che pochi anni dopo Attila morirà, se non sbaglio, intorno al 453 dopo Cristo, 455 dopo Cristo. Comunque subito dopo l'invasione che aveva fatto dell'Italia morirà anche lui, no? Ma pochissimi anni dopo cadrà definitivamente l'impero romano d'Occidente. Come sapete, ci sarà il crollo dell'impero romano d'Occidente pochissimi anni dopo. Allora, come dicevamo, quindi questo esercito, gli Unni, i barbari, non saranno fermati dall'esercito romano, ma saranno fermati da qualcuno. E non voglio dirvi tutto, perché questo ovviamente è anche la fine del romanzo, ma forse già lo sapete, perché insomma la vicenda di Attila è una vicenda piuttosto nota. Allora, qual è la genealogia dei capi della tribù degli Unni? Ecco, Rua è zio di Attila, insomma, ed è il Khan, quindi è il grande capo della tribù. Eh? Sì, è vero, infatti hanno qualcosa a che vedere gli Unni con i Mongoli. Infatti loro provengono da regioni dell'Asia e sono giunti quindi nell'Europa centrale dopo anni e anni di viaggio. Noi abbiamo molte parole di denigrazione verso i popoli barbari, comunque, è vero. Come parli ostrogoto. Parli ostrogoto, è vero. È vero. Noi, perché evidentemente è rimasto un ricordo ancestrale. È vero, delle invasioni, è vero. Barbariche. È vero, è vero. Quindi sei un Unno, sei un barbaro, sei un selvaggio, insomma. Effettivamente il nostro Attila all'inizio non si chiamava, dicevamo, così, ma si chiamava Etel. È il secondo principe, insomma, perché il primogenito di Rua sarebbe Bleda. E come vedrete, insomma, nel corso del romanzo,
sarà ucciso appunto da Aether, cioè Aether per prendere il potere ucciderà suo fratello in sostanza. Aether avrà anche due mogli, quindi non una moglie sola, Pilai, ma anche Kru che aspetta un bambino, Genghis. Poi dicevamo vari figli di Aether, e tra l'altro diciamo che il plot, l'intreccio del romanzo che leggerete, si poggia anche su una cosa particolare che è successa a questo tale Aether che poi diventerà Attila. Cioè lui è stato preso, diciamo come ostaggio, è portato in Italia e lì ha conosciuto Onoria, che è la sorella di Valentiniano, praticamente la sorella dell'imperatore. Si è innamorato di lei e ha avuto un figlio da lei. Insomma, questa cosa qui è una cosa molto importante, perché a un certo punto accadrà, come vedrete alla fine del romanzo, che ci sarà un incontro-scontro fra Attila e suo figlio, anche se lui non sapeva che quello lì era il figlio che aveva avuto da Onore, non l'aveva riconosciuto quando era ritornato sotto forma di conquistatore, insomma, in Italia. C'è un insieme quindi di personaggi piuttosto complicato che troverete in questo romanzo, che però possiamo tutti quanti, diciamo, inquadrare in tre categorie. La prima categoria è quella degli Unni, quindi molti personaggi saranno imparentati con Aether, quindi con Attila, saranno per esempio il suo servo e la guardia del corpo, che è Zigur, saranno i suoi figli, appunto stavamo dicendo Genghis è uno dei suoi figli, Ellac è il primo figlio di Aether, che ha avuto con Pilai però, non con Kru. Il secondo figlio ha avuto con Kru è appunto Genghis, no? Poi leggerete di Onegesio, che è un greco prigioniero, che è stato catturato quando lui, Aether, ha conquistato la tribù dei Soraggi, ha fatto strage dei Soraggi, che erano un'altra popolazione, insomma, barbarica, e ha catturato questo tale Onegesio che si trovava con questi Soraggi. Sì, nel senso che Louis de Vol si è documentato, insomma, su quella che è la vicenda. Ovviamente sulla vicenda di Attila ci sono anche interpretazioni diverse, lui ha dato un certo taglio, insomma, alla vicenda umana di Attila. Però sta di fatto che noi conosceremo quindi sia come vivono gli Unni, come vivevano gli Unni, quindi i barbari tra di loro, e poi soprattutto, dicevamo, conosceremo anche come vivevano i romani a quell'epoca. Dicevamo che era un po' in fase di crisi, di degenerazione l'impero. C'erano tutti questi funzionari, come per esempio questo tale Massurio, che cercavano di approfittare del loro potere, avevano le loro ambizioni personali. Poi c'erano degli uomini. Ecco, questa è una cosa che vorrei sottolineare. In questo romanzo ci sono molti personaggetti che dimostrano quanto sono pusillanimi, insomma, e invece ci sono degli uomini. Per esempio, uno di questi è sicuramente Aether Attila, nella parte degli Unni. Poi però c'è un uomo anche dalla parte dei Romani, e questo uomo è Ezio, il generale, quello che conosce la lingua degli Unni, perché è stato preso in ostaggio dagli Unni per 3 anni. Sicuramente anche lui è un tipo, insomma, che ha parecchie morti sulla coscienza. Per esempio ha ucciso Bonifacio, che era stato un altro generale, diciamo. Però è un uomo con il quale avrebbe dei problemi, per esempio, in battaglia, no? il nostro Attila, perché è un tipo in gamba. Invece, al contrario, nel campo, diciamo, dei Romani, ci sono molte persone inette. Ad esempio lo stesso imperatore, Valentiniano III, che diventa imperatore a 14 anni, bambino, praticamente, no? Oppure, Burro, che è l'aiutante di Ezio. Insomma, quando viene preso in ostaggio Aether Attila e passa del tempo nella corte di Aquileia, perché infatti c'era la corte imperiale lì ad Aquileia,
il nostro Eter scopre che davvero questi romani sono un po' debosciati, diciamo la verità, in questo periodo. Però è affascinato da alcuni personaggi. Ad esempio è affascinato da Leone, che adesso è arciprete e poi diventerà Papa Leone Magno. No? Ed è affascinato, dicevamo, soprattutto da Onoria, che è la sorella dell'imperatore. Capitano un po' di cose strane quando viene... quando si trova lì ad Aquileia il nostro Etel Attila. Ad esempio una lotta con Gerbod, che è un burgundio. No? Insomma, ci sono lì presso i romani tanti ostaggi dell'impero che provengono spesso da queste tribù barbariche. E il nostro Etel comunque emerge in mezzo a tutti gli altri. Fa subito capire che è uno che ha una certa personalità. E a un certo punto lo ingannano i romani perché gli fanno fare da posa, diciamo, ad un pittore, no? C'è un pittore che deve dipingere qualcosa e lo prendono un po' in giro perché gli dicono che devono dipingerlo in tutta la sua forza, in tutta la sua imponenza. In realtà vorrebbero fare un quadro in cui è Valentiniano III, l'imperatore, che sottomette e mette ai suoi piedi tutti questi barbari, compreso il nostro Etel Attila. E lui se la prende un po' per questa cosa che gli hanno fatto i romani, e poi dopo gliela farà pagare ai romani questa cosa. Poi stavamo dicendo che conosceremo tutta la corte dei romani, compreso anche le persone che si trovano insieme ad Onoria, come Ildico, la bambinetta franca che è dama di Onoria, e Iride, che è un'altra dama che è per metà romana e per metà egiziana. Bonifacio era stato il generale amante di Galla Placidia, ma che, come abbiamo già detto prima, è poi stato ucciso da Ezio in battaglia. Altri personaggi: Eugenio, il ciambellano di palazzo, Stimpalos è quel pittore di cui vi parlavo prima, cioè il pittore che deve dipingere Etel, il quadro, sì, Valentiniano, eccetera, che sottomette i barbari, eccetera. E poi dicevamo il figlio di Onoria e di Attila stesso, che si chiama Alieno, e non vi dico come va a finire, che fine farà il nostro Alieno, perché è una delle ultime cose che troverete nel romanzo. Però ecco, Alieno praticamente si troverà, essendo figlio di Onoria, si troverà a combattere contro suo padre senza saperlo, no? E dovrà riconoscere Attila, senza sapere neanche che era suo figlio, dovrà riconoscere che quello sì che era un uomo, no? Questo tale qua, no? Però già il nome che lui aveva, questo nome, potrebbe farvi capire qualcosa. Lui era alieno etimologicamente, quindi era un altro, era estraneo alla discendenza di Onoria, quindi alla discendenza dei romani. Questo può farvi capire subito quello che vi ho già anticipato, cioè che questo tale qua è nato da una relazione di Onoria con qualcun altro alieno, appunto la relazione con Attila. Poi stavamo dicendo, potremmo leggere dei brani anche tratti da, insomma, ad esempio, a un certo punto ci sarà un dibattito su Dio, perché allora si discuteva molto di queste cose qua, e lo troverete tra le pagine 37 e 40. È un dibattito in cui interviene proprio questo arciprete Leone, che poi diventerà Leone Magno. Leone, per esempio, difende Agostino dagli attacchi di Cassiano. Insomma, c'erano delle dispute, le dispute teologiche, che a noi sembrano qualcosa di strano e di astratto. Allora, all'epoca, invece, erano all'ordine del giorno, no? E quindi troverete anche queste cose in questo romanzo. Allora, stavamo dicendo, quali sono le fonti? Le fonti a cui ha attinto anche Louis de Vol sono le storie di Prisco di Panion, che ha descritto, insomma, la vita anche, tra l'altro, di Attila, e ci sono delle parti storiche dubbie che sono state, dicevamo, interpretate da Louis de Vol in un certo modo. Uno degli fatti storici più dubbi è quello riguardante l'uccisione di Bleda e anche, appunto, il figlio avuto da Onoria con Etel. Quindi Louis de Vol parte
da questo presupposto, cioè che Bleda è stato ucciso da Attila e che Attila ha avuto un figlio con Onodia, ma queste cose, ripeto, sono cose discutibili. Quindi in questo romanzo storico ci sono degli aspetti, anche storici, un po' discutibili, su cui gli studiosi stanno ancora discutendo. Ecco, tenete presente che nei Nibelunghi, di cui forse parleremo e forse leggeremo un brano tratto da quest'epica germanica, Attila è denominato Etzel. Etzel ha a che vedere con Etel, che è il nome di Attila, come vedrete, nella gran parte del romanzo. Ed è il secondo marito di Crimilde, quindi è un personaggio nobile, di grande valore. Quindi stavamo dicendo poi un'altra cosa importante, che oltre all'impero d'Occidente, allora c'era l'impero d'Oriente. Infatti Teodosio aveva poi i figli di Teodosio, Arcadio e Onorio se non erro, avevano diviso l'impero in impero d'Oriente e impero d'Occidente. Teodosio II, che è quindi uno dei discendenti di Teodosio, era allora imperatore d'Oriente, mentre Valentiniano III abbiamo detto che era imperatore di Occidente. Ecco, gli stessi difetti che abbiamo notato nella corte dell'impero d'Occidente li ritroveremo anche nella corte dell'impero d'Oriente, addirittura anche amplificati, ancora più intricati quindi gli intrighi di corte a Costantinopoli. Infatti Crisafio, l'eunuco di corte, convince Edeco ad uccidere Attila con Vigilio suo servo, promettendogli un lauto compenso. Poi però Edeco, che era un unno, dice tutto, rivela tutto quanto ad Attila, e il principe Eslav, inviato dagli Unni, chiede altezzosamente soddisfazione all'imperatore Teodosio II con un ricco premio in oro. Questi Unni spesso si facevano pagare, si facevano dare tantissimo oro, erano molto avidi di oro e quindi cercavano gli imperatori, vari imperatori come questo Teodosio II, talvolta anche l'imperatore d'Occidente, cercavano di tenersi buoni gli Unni dando loro tutto quest'oro, insomma. Onoria viene confinata in Oriente. Onoria, che è figlia dell'imperatore d'Occidente, viene confinata in Oriente proprio perché ha avuto un figlio con Attila. Dopo che Iride svela a Crisafio che ha avuto un bambino da Attila, viene poi rispedita in Occidente per stornare dall'Oriente le pretese di Attila. Dice: allora, Attila vorrebbe Onoria. Se noi in Oriente teniamo Onoria con noi, Attila verrà a prenderla qui, quindi farà strage qui, e ci conviene rispedirla in Occidente. Questo è il pensiero dell'imperatore d'Oriente. Onoria verrà rispedita in Occidente ed effettivamente Attila poi rivolgerà le sue truppe contro Roma, verso Roma. E poi c'è la Chiesa, dicevamo. La Chiesa, che allora aveva un ruolo molto importante anche da un punto di vista politico. I vescovi, i papi, eccetera, ormai costituivano nella crescente mancanza di potere da parte dell'ordine costituito, degli imperatori, dei funzionari, eccetera. I vescovi, i papi spesso supplivano, ma certe volte anche perché il popolo stesso riconosceva che queste persone, quindi questi uomini che avevano un incarico religioso, avevano anche un prestigio di carattere politico. Comunque, siccome poi quello che riguarda la Chiesa, il Papa, eccetera, è un po' quello che alla fine andrà a chiudere, no, il romanzo, io non ve lo anticipo. Vi dico solo che sicuramente il personaggio di questo tale Leone, no, che abbiamo detto all'inizio è un arciprete, che poi diventa papa, sarà sicuramente un personaggio, un altro uomo, no, con il quale si andrà a scontrare o a incontrare, insomma, Attila, verso la fine del romanzo. Questo papa dimostrerà di essere coraggioso, perché appunto deciderà di andare incontro ad Attila, rischiando ovviamente anche la sua vita. Ma di questo, ripeto, non vi dico tutto perché vorrei lasciarvi insomma il gusto della lettura. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org.
E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.